Prima di iniziare questo video volevo salutare Paul L, che mi ha chiesto di salutarlo e niente. Ciao Paul e buona visione. Ragazzuoli, bentornati su Driver Parallel Lines. Ovviamente, YouTube mi ha rotto il cazzo per il copyright. Figuriamoci se non mi rompevo il cazzo per il copyright. Andiamo a fare. Ok ragazzo, sono Slick. Ho bisogno di parlarti. Vediamoci alla centrale elettrica di Long Island. Voglio metterti alla prova con le armi, per essere sicuro che tu sappia cavartela in qualsiasi situazione. Tutto chiaro? Dobbiamo fare questa missione, addestramento con le armi. Non so se mi teletrasporta, sì, ok, fantastico. Sono felice che tu sia qui, ragazzo. Ok, per prima cosa, assicuriamoci che tu sappia come comportarti contro i nemici armati. Tieni il dito sul grilletto, d'accordo? Rivolgiti verso i barili, premi grilletto sinistro per estrarre l'arma. Ma io non ho attivato le munizioni, Cicciu. Cioè, non ho attivato nessun trucco, eh. Ma che cazzo? Ma no! Ma non li ho attivati i trucchi! Cioè, so che ci sono, perché. Però non li ho attivati, giuro, non ho fatto niente. Che cacchio. No, scusami, con i trucchi non vale. Cioè, se dobbiamo fare una serie, facciamola fatta coi controcoglioni. O con i trucchi. Ma guarda questo. Punta il barile, ti prendi per il culo. È in corso una riunione al vertice o cosa? Scusi, porca puttana. Bene così. Ah, sì! Muoversi di lato. Ah, adesso ragazzi, incrociamo le dita perché, Direi che c'è ripeto. quell'altro a un colabrodo. Avanti, spara dappertutto. Ripeto, l'altro. Sì, lo so, zio caro. Un po' troppo sensibile. Non si bucano le gomme, peccato. Cioè, pare che si può, ma forse di questa no. Ah, sì, si può. Ah, così. Mira. Ok, fin qui te la sei cavata bene. Vediamo quanto è precisa la tua mira. Comunque Riesci a colpire dicevo. le ruote di quell'auto da qui? Sì. Tusk. Guarda com'è precisa la mia mira. E dai, però lo sta mirando la ruota. T'avevo detto. Che ti ho fatto di male, amico? Ma cosa? Ma ha dato missione fallita! Ma che cazzo di problemi ha? Forse perché ero Felice che troppo tu sia qui, ragazzo. vicino? Però è strano, cioè non ha senso. Posso sparare all'altra? Che ti ho fatto di male, amico? Non hai seguito le istruzioni di Slink? No, raga, non ha senso. Ma non ha alcun senso una cosa del genere. 3 hours later. Ok ragazzi, forse ho risolto. Dovevo schiacciare questo qua. Allinea mirino con una gomma e premi il grilletto destro. Bravo, ora spara all'altra gomma. Ok, l'auto è comunque inservibile. Distruggila e poi andiamo avanti. Bam, bam! Un altro lavoretto da affidarti. Oh, finalmente, cazzo, ci ho messo 3 ore, non capivo, credevo Ok, fosse. vedi quel tizio nella macchina davanti?
Ha avuto la pessima idea di sfidare Slink. Dagli una lezione mettendo in pratica ciò che ha imparato oggi. Distruggi la sua auto usando solo l'arma e senza tamponarla. Va bene. Quando sei al volante premi X per puntare un bersaglio. Una volta puntato il bersaglio premi A per fare fuoco. Ma oramai. Mi farò vivo io quando avrò qualche lavoretto per le mani. Ora vai. Dimenticavo, vuoi tenerti l'arma? Ne ho altre perché. Ne ho altre perché Cristo è partita la. Sono partiti i trucchi a caso. Che li avevo usati Amico, nell'altro profilo. Se mi secca, sono costretto a chiederti un contributo per tenere questo garage in attivo. E per aiutarmi a saldare alcuni debiti. Sono moltissime opportunità per fare soldi a New York, in modo illegale intendo. A patto di tenere gli occhi aperti e avere i requisiti giusti. La musichetta. Mi servono $1,500. Trovali e potrai modificare la tua auto o prendere munizioni ovunque. Va bene. L'unico problema è che ho bisogno subito di quei soldi. Che palle che sei. Alcuni dei miei creditori non amano aspettare. Va bene, non fa niente, vai. Pagherei, guadagno $1,500 per Ray, riporto il denaro alla guardia. Va bene. Questo cos'è? Ah, ti servono $1,500, ok. Quella è una gara. Una freaking gara. Andiamo a farci la gara. Gara accettata. Guida sul segnale per selezionare il livello di difficoltà. Facile, medio, difficile. Facciamo medio, va. Perché la macchina non è il massimo della vita. Vai. Mamma mia. Andiamo ad aprire qualche culo. Sì, però c'hanno le macchine leggermente più cazzute, eh. Vabbè. Ma che cazzo fai? È partito con la retro, sto idiota. Madonna. Sono veloci, eh. Dio. Vabbè, quanto corrono. Ma la mia auto è un catorcio. Ma raga, ma non è giusto. Vabbè. È un cazzo di catorcio sta macchina. Posso sparargli? Vabbè, oh, ci ho provato, cazzo dovevo fare. Tanto era persa. Cristo, non c'è una macchina un po' più decente? Devo per forza usare sta merda. Fa schifo, raga. Vabbè, allora andiamo su difficoltà facile, sia con sto catorcio del cazzo. Che devo fare, per forza? Che schifo. Mi tocca gareggiare in modalità facile, ma vi rendete conto? Una gara su due giri. Ma tanto sono più veloce di me comunque. Che ci voglio molto. No! Ah no, guardate, rallentano, mamma mia, no, ma cos'è? Dai, handicap. Oh, di puttana. Porca puttana. Ma quello che cazzo? Raga? Tu sei il mio nuovo bomber. Vabbè, difficoltà facile è veramente. Occhi chiusi. Vi raggiungo io. Levati, stronzo. Bello comunque la macchina. Sembra la veloce GTS. Vabbè, ciao, eh. Mica due giri così, che palle. Troppo veloce questa macchina. Ma poi questa non è la mia macchina. Ecco perché non riuscivo a vincere. Questa non è la mia macchina. La mia era nera. Cioè, lo stesso modello, però la mia era modificata, questa no. Ecco perché. Che è lentissima.
Ah, no, non fai clacson continuato, non me la ricordavo sta. È una gara vincente. Sì, scusa, sono arrivato primo. Vabbè, ragazzi, è stata una gara del cazzo. Oh, scusi. Il garage lo posso usare, spero. Ah, ok. No, perché voglio la mia macchina. No, dammi la mia macchina. Dov'è il garage? Oh, c'ho anche questo. Quella più veloce. Questa è un pochino più veloce. Allora vai. Questa gli spaccavo il culo, però non è giusto. Cos'altro c'è? Cos'è sta roba? Usuraio facile. Quello è un altro circuito, credo. Usuraio. Usuraio che cazzo significa poi? Gara su strada. Beh, tanto sono 500 robo. Alcuni ladroncoli credono che faccia l'elemosina. Vai a riprendere i miei soldi. Bella, bella Se non CJ. vuole collaborare, sii creativo. CJ quello. Ah, Cristo. Sì, ma dove? Ah, beh, qua avanti, ok. Basta che continuo su questa strada e arrivo subito. Come dice il copilota di Dirt Rally. Poi subito 4. Scusate ragazzi, volevo un attimo fare una roba per rendere il tutto un po' più divertente. Aumentiamo un pochino la densità traffico. Così almeno è un po' più divertente, sennò c'era un po' troppo traffico, l'avevo notato guardando lo scorso video e effettivamente c'era molto poco traffico. Piano che c'è la culo. Salve. Via dal cazzo. Oh, scusi. Guardalo qua il bastardo. Vieni qua, porca puttana. Ah, è questo? Ma che cazzo? Ma dov'era? Bastardo! Aia! Ma che vuoi, ma arriva tu del cazzo! Avanti amico, dammi altri 2 giorni! D'accordo, uno soltanto. Convincilo a pagare. Eh sì, c'ho la polizia. Aiuto! Oh Cristo! Sono incazzati, sono incazzati. Raga, aiuto! Ho fatto una stronzata. Anche perché adesso non posso neanche andare al garage per dire, perché che devo fare? No, no, ti prego. No, no, non voglio. No, no, non voglio fargli male a nessuno. Muori. Prenditi il denaro, eh? Ma lasciami andare. Buff, le jagger. No, cazzo. No, m'ha visto. Schifoso. Oh, cazzo, c'ho la SWAT dietro. Ma stai scherzando? Oh, Gesù. Madonna, ma manco fossi un terrorista. Dai, levati dal cazzo. Oddio, passo ancora per Central Park. Vai. Maledetto Ray. Si
possono passare le siepi. Ecco, io guarda, lo sapevo. Mi sembrava mai di ricordare che non si potesse, infatti. Cristo, amico, scusami. Oh, si è impiantonato, si è impiantonato. Jesus, quello di... Mi porti i soldi all'agenzia, ma brutto ebete. Se non ti sei accorto che c'ho la SWAT attaccata al culo. Devo cambiare macchina assolutamente. E evitare i poliziotti come la peste. Merda, non posso saltare. Oh sì. No, come cazzo faccio a saltare? Non ci credo. Ma porca troia. Cioè, ma che sfiga, ma solo io, porca merda, posso avere una sfiga così. Ah, qui, posso andare qui. No, merda, arriva la pula. Ma porca... No, raga, se mi segue ora siamo nella merda, io sono a piedi. Ma dove cazzo devi andare tu? Stai accovacciato? Raga, Chris... E riporti i soldi all'agenzia, e vabbè, e vabbè. Eccola lì la pula, dove va? A sinistra, sicuro. Ma Dio, guarda! No! Aiuto, nigga, dammi una mano! No! Dai, che sfiga. No, arrivano anche da di là. Come si salta? Io non mi ricordo. Vabbè, sì, vabbè. No. Krishna. Lì c'è un taxi, devo prendere il taxi, devo prendere il taxi. Vai zigzag, vai zigzag. Aiuto. Oddio, un parcheggio. Ma che cazzo? Madonna, raga. Vai. Muoviti! Saliamo sul tetto! Madonna ragazzi, è assurdo! Cioè, ma si può avere la SWAT dietro solo per aver sparato dietro una macchina? No, non posso più salire! No, ma tu stai scherzando! Aspetta, un'idea. Perché se io ora prendo un'altra macchina, si azzera il livello della macchina, quindi loro non si aspettano, cioè loro stanno cercando quella macchina. Quindi se io ne prendo un'altra, però mi vedono perché non ho... Ah! È un bel casino, ragazzi, eh. Qui altro che 5 stelle di... infatti mi hanno visto, vaffanculo mi hanno visto. E mi stanno aspettando sotto, non stanno aspettando altro proprio. Sono lì che dicono dovrà scendere prima o poi, Cazzo. Vai. Fuori dai coglioni. Oh, oddio, forse li semino, forse li semino. Seminati veramente. Oh, qui è pieno di ma. Oh, ma c'è la polizia dappertutto! Madonna! Lì ci sono delle macchine. Oh, non c'è la pula, non c'è la pula, meno male. Tra l'altro c'è questa macchina qui che mi piaceva un casino quando ero piccolo perché faceva un bel rumore, occhio, O forse no, ce ne sono due. Ah no, era questa però. Mi piaceva da piccolo, c'era un rumore che mi piaceva. Ok, andiamo. Primo poliziotto che vedo, devo ca completamente cambiare strada, perché sennò questa non ha i vetri oscurati, so cazzi. All'agenzia poi, riporto i soldi alle... Non mi sembra molto un'agenzia. Come esci dal veicolo? Muoviti. Bel Ciao i tuoi lavoro. soldi. Sì, ciao Sai, c'è molto ciao ciao. lavoro qui. Eh sì, guarda, ciao ciao ciao.
Ok, torniamo in macchina e adesso andiamo a fare. Cristo, mi rincoglionisco coi tasti. Andiamo a fare anche una gara, così ci prendiamo i 15.000 euro. Siete Cioè, pronti? no, scusate, i 1.500 3, euro. 2, No! 1, via! Via! Madonna, che scarsoni. Questa macchina è veloce, non mi dispiace. Anche. Oh, mi si è azzerato il livello, che culo. You got a problem? Questo gioco, ragazzi, è troppo divertente. Ciao! Tutta dritta sta gara, che palle. Che sfigati questi poliziotti. Aia. Comunque come storia mi piaceva un sacco Driver 3. Ma davvero un sacco Driver 3 mi piaceva veramente. Ed è considerato uno dei più brutti, però io lo considero uno dei più belli invece. Non chiedetemi perché, ma a me è piaciuto veramente tantissimo. Più che altro per le location, insomma, c'era Nizza, ragazzi, cioè, scherziamo. Madonne! Come ti mi partiva le cuffie contro il computer, cazzo. Ero uno starnuto poi. Oh, ancora la mia amica polizia, ciao! Sì, è un po' scarsina comunque la polizia se ci pensiamo un attimo, eh. Diciamo che una volta che sai guidare un po' bene, così che ci prendi la mano e tutto, cioè anche primo ho seminato 6 stelle, sì, cazzo dico 6 stelle. Vabbè, comunque ho seminato lì era piena la cosa del ricercato. Quindi ero ultra ricercato, sono riuscito a seminarlo, cioè. Arrivo! Arriva! E voilà, casualmente, vaffanculo, 1500 dollari, che adesso andiamo a riportare al Ray, che poi riportare. Me li sono guadagnati io, ma glieli devo dare a lui, vabbè. Questa macchina me la voglio modificare, comunque. Ci andiamo, no, un attimo che devo capire la strada. Madonna, sei lontano, eh. Vabbè, perché mi sa che non posso spostarmi se sono in un inseguimento giusto. No! Non posso, vaffanculo. Vabbè, ci vado in un batter d'occhio. Ma porca merda, credo di poter passare. Scusate, scusate, permesso. Questa macchina comunque la modifico, io lo dico. Oh, Madonna, che spavento! Non vedo un cazzo. Madonna, la sto distruggendo però. Sei nel vicoletto. Sì, era dal cazzo questo. Scusate, minchia, il barbone ha ucciso, vabbè. Porca puttana! Boh, sono andati a tutta. Non mi hanno visto. Oh! Porca troia! Figlio di puttana! Non mi hanno visto entrare nel vicolo comunque, grande. Devo ammettere che la polizia di New York è fantastica. Un po' come. Anche in GTA 4 era una merda la polizia di New York. Sì, ma si mettono tutti in mezzo al cazzo. Sti pedoni. Quella lì è la stessa macchina però rossa, aspetta allora. Andiamo a pigliare questa. O forse no, no, è diversa, cazzo. Vabbè, va bene lo stesso. Se la trovo la riprendo comunque, voglio modificarla, va. Dai, levati il bidone del cazzo.
Sono ricercato perché adesso che la macchina è diversa. In teoria se passo a fianco non dovrebbero inseguire. Infatti, non lo so. Ma chi è il Mona che rompe le barriere? Guarda, mi piacerebbe troppo sapere chi è il Mona. Fanculo! Ma non mi seguono? Ma non ha senso, non mi seguono. Sono tutti scemi. Ho fatto apposta perché volevo farmi inseguire. Guardatelo. No, vabbè, raga. È fattissimo. Sono fattissimi. Ma che cazzo. Tanto amore per questo gioco, ragazzi. Ma che... Ma levati, Cristo. No, minchia, quei cazzo di bidoni devo cercare di evitarli perché sono una rottura di coglioni colossale. Madonna, raga, è distrutta, ma che cazzo. Dammi la moto, dammi la moto. Dammi la moto, maledetto. Levati dal cielo. Minchia, che gomitata degli attiri. Il freno a mano con la moto, ma che è? Oh, adesso sì che ci divertiamo. Cazzarola. Madonna, scusa zio. Non credevo curvasse così tanto, mamma mia. Oh cazzo. Ma questo non è... Ma dove cazzo sono? Ma questo non è il garage di Ray. Oh sì. Ma questo non è il garage di Ray, raga, ma stiamo scherzando. Vabbè, io glieli riporto qua poi, oh. Sti cazzi. Grazie, amico. Apprezzo molto il tuo aiuto. Ehi, ti cercava Slink. Ha detto che ti contatterà lui. Che bei capelli che hai, Ray. Va bene, aspettiamo la chiamata di Slink. Ti servono 1500. Vabbè, ok, cioè. Quindi ragazzi, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ci aspetta nella prossima puntata. Ragazzo, c'è un tizio che mi sta dando dei problemi e voglio che te ne occupi tu. Ha il catorcio parcheggiato al Queens. Rubalo e usalo per infrangere il codice stradale. Non me ne frega niente di quello che fai, ma devi gettare tanta di quella merda su di lui da farlo arrestare. Va bene. Rubo l'auto della gang, ottieni un po' il livello di crimine, semina nei poliziotti e riporta l'auto che scotta alla gang. No, lo devi continuare. Vabbè. Ok ragazzi, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Bella.